Buongiorno bella gente dal pelo lungo e dalle corna belle, eccoci qua, sono usciti gli spoiler. È uscito praticamente eh, l'intero riassunto del capitolo 1092. Sono uscite le Raw, ma come sempre, ragazzi, come sempre ringraziamolo! Ringraziamo il nostro amico Raw Provider più Peace, perché anche questa settimana abbiamo l'intero capitolo senza balloon. Grazie più pis, grazie più pis. Anche questa settimana ti rinnoviamo i ringraziamenti. Però, tanto ho la mia banda, e nel giro di poche ore dovrebbero uscire le RAW complete, visibili, leggibili dell'intero capitolo. Quindi bisogna solo avere un po' di pazienza, assolutamente un minimo di pazienza. Ma ciancio alle bande e cominciamo subito con il video di oggi. Capitolo 1092 L'incidente dell'assalto eh, nella terra sacra del tiranno Kuma, nella cover a richiesta, abbiamo Jimbe che praticamente sta nuotando in sella a due pescioni, che, anzi tre, che lo trasportano come se fosse un panino. Cioè, praticamente ne ha due sotto e uno sopra, e lui è praticamente l'hamburger in mezzo al panino. E se lo stanno portando in mare, lui intanto è lì che si tocca la testa o sta provando a guardare in avanti, beh, vabbè, cover mediocre, lasciamo perdere, andiamo avanti, va là, andiamo avanti. Il capitolo non inizia da dove si era concluso la scorsa settimana, quindi non iniziamo il capitolo con lo scontro tra Rufy e Kizaru. Nemmeno tra quello di Luci con Zoro, ma andiamo a Marie Joise. andiamo... Nella terra sacra e vediamo che davanti al palazzo Pangea c'è praticamente un bordello clamoroso. Vediamo eh, fumo, vediamo fiamme che si ergono eh, altissime e vediamo praticamente i, i militari che si trovano a Marijuise che tengono Kuma in catene. Kuma, che intanto sta sfrigolando, ha delle sue classiche scintille, anche lui sta fumando. Beh, contando che ha subito anche dei vari attacchi, ci sta. Quando, a un certo punto, con il suo occhio completamente bianco, quindi non è presente a se stesso, lancia un urso shock che danneggia tutto quello che c'è intorno e lo libera dalle catene e spara via tutti quelli che lo stavano tenendo legato. A quel punto lui è a terra, con un ginocchio a terra più che altro, e davanti a lui si para una figura più piccola, un po' in lontananza, nell'ombra, e scopriamo che quella figura col sigaro in bocca è il grande ammiraglio Akainu. Ovviamente Akainu è lì per porre fine all'avanzata di, di Kuma. Scontate, ragazzi, che è l'unico in zona. Perché Piscio, come già vi dicevo, è in giro a sparare meteoriti. Ryokugyu è con. Eh, è con cose, con Weevil. Kizaru è Heged. Quindi, l'unico in grado di fare qualcosa è lui. E vediamo che lui avanza mentre i draghi celesti da una determinata distanza fanno un passo in avanti buttando a terra. Uno dei combattenti della Marino del governo, ci sale sopra e inizia a dire qualcosa proprio a, ad Akainu. Proprio contro quel, quel Kuma che sta facendo danni devastanti proprio su Marijoise. E a quel punto Akainu entra in azione. Cosa fa? Semplicemente gli lancia lo stesso attacco con cui aveva affrontato il buono e vecchio Barba Bianca nella battaglia di Marijuana, quindi lo affronta con il suo braccio ricoperto da magma e gli porta via una porzione di viso. A quel punto vediamo Kuma con il viso quasi alla Terminator perché i denti si vede che sono finti, mezza faccia è completamente sciolta, non si capisce cosa siano i capelli e cosa sia la faccia, quindi ha subito un bel danno e una volta subito il danno ovviamente Akainu lo colpisce ma gli atterra di le spalle e quindi Kuma è pronto ad attaccare? No, Kuma si rialza in piedi e comincia a correre di fronte a sé ricevendo alle spalle l'attacco di i vari attacchi di Akainu che tra l'altro alcuni li porta anche a termine perché alcuni vanno anche a segno, tipo uno porta via definitivamente anche un piede a... a Kuma. Quindi diciamo che Kuma benissimo, benissimo, non ci sta. E poco prima che la situazione finisca male, Kuma si teletrasporta via utilizzando il suo potere. Quindi è chiaro a questo punto come il sole che il suo obiettivo non era Marijuaz. Io mi sto aspettando di vedere la scena in cui lui arriverà e Ged, salverà la figlia, per poi morire tra le lacrime dei lettori. Io non vedo l'ora di vedere una scena del genere. Perché è veramente chiamata, è citofonatissima. Torniamo ad Akainu. Akainu a quel punto si ricorda proprio di quando due anni prima era venuto nell'isola vicino proprio a Marinford e aveva catturato colei che eh, è la figlia di Kuma e che Barbanera gli aveva lasciato in omaggio legata a un palo. E dice proprio lei che eh, Kuma è stato lobotomizzato, quindi Kuma oramai non potrà più essere suo padre, ma sarà ormai un, un guerriero del governo, uno schiavo del governo. E vediamo nel mentre si ricorda di questa scena Akainu che guarda all'orizzonte verso l'alto dove è sparito Kuma. E qua tutta la parte iniziale si ferma. abbastanza poetica, decisamente molto bella, molto. e molta azione, ma c'è veramente tanto cuore in questo inizio. Andiamo nella seconda parte. Torniamo ai GED, torniamo alla battaglia. Vediamo il pacifista che. Stanno continuando assieme alla marina ad abbattere le Civist Weapon. Tant'è vero che vediamo proprio i mostri marini affondare e eh, non più coscienti, perché c'è chi ha un, eh, cicatrici, c'è chi ha cerotti, c'è chi ha gli occhi completamente barrati a X, quindi a indicare che non sono più coscienti. E i Marine stanno irrompendo senza grossi problemi proprio al piano terra, quindi nel Fabrio Phase di Eged. Quando sentiamo da sotto i botti degli attacchi e andiamo al piano di sopra. Arrivati nella Phase, vediamo Rufy in Gear 4, in, Snake Man, in Snake Man form, praticamente che inizia a combattere contro Kizaru, e Kizaru praticamente lo deflette, lo para e risponde utilizzando i laser e creando delle sorte di o piattaforme laser che bloccano l'attacco oppure muovendosi a una velocità decisamente notevole, lui blocca tutti gli attacchi di Rufy È in Gear 4, non è in Gear 5. A quel punto, Kizaru si trasforma in pura luce, sfugge al di fuori del del dome e inizia a creare un laser che dall'esterno, ma parecchio all'esterno dell'isola Va verso l'interno, quel laser è composto anche da lui stesso. Vediamo questo laser che si forma. E poi una freccia che parte a velocità esagerata, in linea retta, fino ad arrivare a Rufy. Quando di fronte a Rufy compare esattamente Kizaru, che gli sferra, gli sferra un calcione che lo spedisce fuori dal, dal, dome, dal Frontier Dome. Solo che per andare fuori dal Frontier Dome, Rufy passa attraverso il, il Vega Force, che viene tagliato a metà dall'urto proprio con Rufy. Quindi vediamo il Vega Force che si divide a metà e crolla per terra, la Sunny sulla nuvola inclinata di lato, e Rufy che è volato fuori dal, dal Frontier Dome e ha subito un attacco di laser. Quindi vediamo una bella esplosione. In tutto questo abbiamo poi... Bonnie che tenta di attaccare proprio Kizaru. E anche lei viene calciata e spedita fuori dal Labo Phase, quindi fuori dal Frontier Dome. Quando abbiamo Frankie che si sta preparando a lanciare un laser, Kizaru è sparito. Non è minimamente interessato a Frankie. è interessato a qualcos'altro. E allora tira su di un macofono Franky. E chiama Vegapunk, chiama Usopp, dicendo ragazzi, Kizaru è nella zona, Kizaru sta arrivando lì. E tutti sono spaventati, tutti sono terrorizzati. A parte, a parte York. York ha la faccia incazzata di chi si rende conto realmente di, di averla vinta, quasi. Anche se eh, ha una faccia arrabbiata, devo dire, più che di chi sta vincendo. Quando a un certo punto vediamo comparire alle spalle di Vegapunk proprio lo zietto Kizaru. Che è proprio a un passo, a un passo, a neanche un metro da Vegapunk. Ed è lì, pronto ad ucciderlo. Quando entra in scena dal tetto distrutto del LaboFace un Rufy gigante, completamente coperto di bruciature, che con la sua manona acchiappa. Kizaru e lo trascina fuori ovviamente Kizaru prima fa, non se ne rende conto dell'arrivo di Rufy ma quando viene colpito quando viene afferrato in realtà ne risente perché vediamo che non si muove vediamo che non si trasforma in luce è fermo, è bloccato e guarda indietro con fare preoccupato ma nel mentre Rufy lo sta trascinando fuori iniziano a sentirsi i suoni dei tamburi della, della liberazione e al suono proprio di questi tamburi vediamo due luci accendersi negli occhi del robottone gigante che 200 anni prima aveva proprio assaltato Marijuana e qua si chiude il capitolo e la prossima settimana non c'è pausa capitolo veloce sono solo 17 pagine però però devo dire che questo capitolo e darà molto da riflettere e molta gente si farà enormi domande, enormi su quello che fa Kuma sul perché si è andato a Marie Joise, sul perché si sia schiantato sulla Red Line dove è andato adesso e soprattutto tanti odieranno il fatto che Rufy viene detonato quasi one-shotato da Kizaru per poi rientrare in azione e ritrovarsi con l'ammiraglio che in realtà sta subendo gli attacchi. Diciamo che tanti si aspettavano un Rufy che essendo un ammiraglio avrebbe one, essendo un imperatore avrebbe one shotato un ammiraglio. Niente di più sbagliato, ragazzi. Rufy è un imperatore e gli imperatori con gli ammiragli ci combattono più o meno alla pari. Quindi Rufy è partito con una forma di basso di, di un livello inferiore rispetto al Gear 5 e quindi ha subito, ha subito perché ha deciso di andare a risparmio, ha deciso di attaccare mantenendo una forma meno dispendiosa a livello energetico. E invece no, invece ora è costretto ad utilizzare la forma più dispendiosa a livello energetico. Un'altra cosa molto importante, che eh, creerà enormi dubbi. È proprio il risveglio del robottone alla fine dell'episodio. Proprio perché uno dice: Ok, ma questo robottone si è svegliato anche 200 anni fa. E tecnicamente Nika non si sveglia da 800 anni. Quindi, cosa è successo 200 anni fa? Enormi punti di domanda. Detto questo, ragazzi: se vi è piaciuto il video, Pollicione verso l'alto. Se non vi è piaciuto, Pollicione verso il basso ci sta. Vi voglio bene lo stesso. Per il resto noi ci vediamo stasera per la live spoiler su Twitch. Ragazzi, a stasera. Ciao belli! E le facce di Uso, quelle facce di Nami, le facce di Vegapunk. Cioè, quelle facce lì sono stupende. Io mi sono pisciato addosso da ridere a vedere quelle facce lì, decisamente meravigliose. <ride>